Temono che possa andare perduto il finanziamento visto l'approssimarsi delle scadenze per l'iter che porterà alla realizzazione della strada di collegamento tra la Via Romita e la Via Rochester e gli architetti Giancarlo La Rocca e Mauro Fornasero, nonché promotori della petizione popolare che chiedeva tale collegamento. Si ricorda che il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, scrivono i due architetti, in data 30 dicembre 2021 ha ammesso e finanziato il progetto per i lavori di realizzazione del collegamento viario e ciclabile dalla Via Romita alla Via Rochester per un importo di 4 milioni e 800 mila euro. Esprimiamo un po' di preoccupazione per la realizzazione dell'opera, in quanto è stata già bandita la gara per il rilievo, è già stato espletato, ma resta ancora la parte più importante, che è l'affidamento del bando di gara, che deve essere effettuato necessariamente entro il 30 settembre di quest'anno, il 2023, e entro il marzo 2024 devono essere realizzati almeno il 30% dei lavori complessivi. Capiamo bene che deve essere una cosa che deve avere un'urgenza assoluta, in quanto rischiamo di non arrivare a realizzare queste cose e quindi di perdere il finanziamento. Per cui noi sollecitiamo l'amministrazione comunale affinché si metta in atto questo bando di gara necessario poi per la realizzazione dell'opera. E a quanto pare la tendenza è quella di realizzare un appalto integrato, per cui verranno direttamente affidate all'impresa aggiudicataria anche la realizzazione dei lavori. E tra le scadenze che vengono indicate, i due architetti fanno riferimento anche a quella conclusiva, il termine finale entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, aggiungono, è il 31 marzo 2026, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.